Benvenuti a questa edizione del telegiornale di Toscana TV. Come avete sentito anche dai titoli, partiamo parlando della riqualificazione dello Stadio Franchi, che è uno dei progetti principali, più importanti, che riguardano la città di Firenze. Ebbene, con il via alla conferenza dei servizi, il progetto entra nel vivo. Soddisfatto il sindaco Nardella, che si dice anche fiducioso sul rispetto dei tempi che prevedono di avere il nuovo stadio nel 2026. Indetta la conferenza dei servizi per il progetto definitivo di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze. Sono 39 soggetti invitati a esprimere un parere sul progetto definitivo entro e non oltre il 16 febbraio 2023. La conferenza dei servizi sarà introdotta da una riunione che si terrà il 25 gennaio, in cui il progetto sarà illustrato da raggruppamento temporaneo di imprese. In quell'occasione i soggetti invitati potranno chiedere direttamente ai progettisti chiarimenti. L'amministrazione comunale ha già attivato le procedure parallele per acquisire pareri del CONI, competente per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, dei Vigili del Fuoco e della Commissione Provinciale di Vigilanza. L'obiettivo è chiudere la conferenza dei servizi, completare la verifica del progetto definitivo da parte del soggetto verificatore, validare il progetto e approvarlo con delibera di giunta comunale già entro marzo o al massimo entro il 15 aprile, in maniera tale da richiedere la presentazione di offerta tecnica e economica alle ditte che stanno avanzando domanda di partecipazione, per le quali sarà verificato il possesso dei requisiti entro il 15 marzo. Le ditte in 30 giorni dovranno presentare l'offerta e una commissione appositamente nominata dovrà indicare il vincitore sulla base dei criteri stabiliti, in maniera tale da procedere con l'aggiudicazione entro il 30 giugno di quest'anno. È un altro importante passo avanti nella realizzazione del progetto per lo stadio di Firenze, ha detto il sindaco Dario Nardella. Stiamo procedendo spediti nel rispetto dei tempi che ci siamo prefissati per recuperare un bene culturale di rilievo internazionale, realizzando un impianto all'avanguardia. Ringrazio gli uffici, ha aggiunto il sindaco, che stanno lavorando senza sosta. Il nuovo stadio Franchi sarà pronto nel 2026, nel centenario della Fiorentina. E a proposito di progetti, l'Università di Firenze ha per ora centrato tutti gli obiettivi previsti dal PNRR, che porteranno finanziamenti per 170 milioni di euro. Facciamo il punto della situazione con Chiara Valentini. Si è conclusa la prima fase progettuale del PNRR, si passa ora a quella operativa che prevede la realizzazione dei progetti entro il 2026. L'Università di Firenze ha centrato, almeno per il momento, tutti gli obiettivi della sua missione, dal nome significativo, dalla ricerca all'impresa. 170 milioni di finanziamento dal piano di ripresa e resilienza per loro. Si va dai bandi a cascata per le imprese, con una percentuale di finanziamenti tra il 10 e il 25% che tornerà direttamente a enti e imprese del territorio, al potenziamento della ricerca al polo tecnologico di Sesto Fiorentino, fino alla riqualificazione del sistema museale di Ateneo, compresa la digitalizzazione delle collezioni. Una funzione di guida l'università ce l'ha nell'ambito dei progetti sulla salute. È proponente per The Tuscany Health Ecosystem, dedicato alle scienze della vita, e guida il progetto Age IT, una ricerca ad ampio spettro su cosa cambiare e come in una società sempre più anziana. Quanto alle modifiche dei progetti per eventuali rincari dovuti all'attuale congiuntura economica, chiaramente questo dell'aumento dei prezzi, desidero sottolinearlo, è un problema molto grosso che abbiamo anche noi. Noi abbiamo lavorato in modo tale che già fin dall'inizio si potesse prevedere una sostenibilità. È chiaro che possiamo anche pronti ad affrontare eventuali modifiche o emergenze che si dovessero arrivare, però senz'altro cercheremo di arrivare nei tempi che sono stati dettati dal PNRR. Stesso. E in questi giorni ci siamo occupati spesso della situazione dell'Abetone, che era senza neve, con la disperazione degli operatori turistici. Finalmente la neve è arrivata, le piste si stanno tutte imbiancando, è già stato riaperto il campo da sci e entro sabato saranno aperti probabilmente tutte le piste e tutti gli impianti.
La neve è arrivata e da oggi ad Abetone sono aperti i campi scuola, mentre già da domani, sottolinea l'assessore al turismo di Abetone Cutigliano, Andrea Formento, che è anche presidente nazionale di Federfuni, l'offerta aumenterà con l'apertura di altre piste nelle zone più alte. Formento spiega che da giovedì invece apriranno progressivamente altri impianti di risalita fino ad arrivare alla totalità degli impianti aperti prevista per sabato. Queste sono le immagini dell'Abetone, come vedete anche qui la neve è caduta in maniera discreta, per cui ci sono tutte le condizioni anche qui per poter aprire. Stanno spalando, stanno liberando i piazzali dalla neve e come vedete continua a nevicare forte, neve oltretutto buona, per cui ci prepariamo a un fine settimana che ci fa ritornare a tutti il sorriso. E ora arriviamo anche nella piazza, però ripeto, la situazione come vedete anche qui in Abetone è suggestiva, oltre che bella dal punto di vista ambientale. La casa di Babbo Natale, che rimarrà ancora, in quanto per noi quasi quasi è Babbo Natale, è Natale ora, basterebbe, come ho già detto, spostare il calendario e risolveremo anche tanti problemi, ma sappiamo che questo non è possibile. E la perturbazione che ha portato la neve in montagna ha però provocato anche qualche difficoltà, in particolare in provincia di Siena, lo vediamo nella foto, dove si sono una bomba d'acqua, ha provocato una decina di allagamenti di seminterrati con i fiumi Arbia e Sorra e anche l'Ombrone ai livelli di guardia. A causa del mare agitato sono state poi sospese alcune corse nei traghetti di collegamento con le isole, in particolare alla Gorgona la Boa ha registrato onde fino a 6 metri di altezza. E intanto la sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo per neve che interesserà tutte le zone appenniniche a partire dalla mezzanotte fino alle 20 di domani. Sono attese nevicate a quote di montagna, quindi 6-800 metri, ma possono anche scendere a quote di collina, quindi a 5-600 metri. E sarebbe dovuto proprio alle infiltrazioni di acqua il distacco di alcune porzioni di un controsoffitto alla scuola Marconi di via Maier a Firenze, ecco la vediamo, dove stamani sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. A seguito delle verifiche è stata individuata la perdita d'acqua e è stato interdetto l'accesso al piano terreno, mentre al piano superiore è regolarmente agibile, quindi si sono svolte regolarmente le lezioni. Per fortuna nessuna persona e soprattutto i bambini, nessuno è rimasto coinvolto nel distacco di questo controsoffitto. E restiamo a parlare di cronaca, ci spostiamo però a Pistoia, dove delle minacce di morte contenute in una mail con mittente fasullo sono state recapitate a Don Biancalani, il parroco di Vicofaro, molto noto per l'accoglienza che dà ai migranti, ma anche al centro di feroci polemiche. Minacce di morte contenute in una mail con mittente fasullo sono state ricevute da Don Massimo Biancalani, il parroco di Vicofaro a Pistoia, noto per l'intensa attività di accoglienza dei migranti che ospita in gran numero nei locali parrocchiali. Don Massimo, cosa c'è scritto nella mail che ha ricevuto? È una breve mail ricevuta ieri, tra le tante offese, appunto anche un passaggio minaccioso, insomma abbastanza inquietante, ecco, non vorrei entrare nei particolari, però insomma si parla di gole tagliate o cose di questo genere, ecco. Il mittente? Un mittente fasullo, chiaramente, nemmeno ora, poi la polizia postale indagherà, chiaro, no? Può essere visto il nome Graziani Maresciale, evidente riferimento al fascismo, però no, non è che è chiaramente un nickname. Ed è già stata sporta denuncia per questo fatto? Sì, con l'ufficio, con lo studio Malucchi e Bade abbiamo preparato una querela, una denuncia e sarà appunto
proprio questa mattina presentata insomma, agli uffici di dovere. Ecco. Pensa che questo fatto sia correlato all'attività che svolge di accoglienza all'interno della parrocchia? Beh, certamente, purtroppo ancora il clima è questo, ovviamente tutti coloro si impegnano in questo ambito dell'accoglienza dei migranti rimangono ecco, oggetto di attenzioni talvolta poco raccomandabili. E ricorderete il devastante incendio che nel giugno del 2021 colpì il centro commerciale Pontagreve con la struttura che dovette restare chiusa a lungo. Ebbene, ora la Procura di Firenze, proprio per quell'incendio, ha rinviato a giudizio gli impresari delle ditte incaricate dei lavori e il direttore dei lavori. Per l'incendio che distrusse il tetto del centro commerciale Unicop a Pontagreve alle porte di Firenze durante i lavori di impermeabilizzazione il pomeriggio del 3 giugno 2021 sono state rinviate a giudizio i legali rappresentanti delle due ditte incaricate dei lavori, la Isomec di Parma che si era aggiudicata l'appalto e la Isotec di Reggio Emilia che operava in subappalto e il direttore del cantiere. Per tutti l'accusa è incendio colposo. Il processo si aprirà il prossimo 13 giugno. In base alle indagini, la guaina impermeabilizzante che avrebbe dovuto sostituire una copertura metallica sarebbe stata posata sul sottostante tavolato in legno con l'utilizzo di fiamme libere, contrariamente a quanto indicato nelle istruzioni contenute nelle schede del prodotto, dotato di una faccia autoadesiva da applicare mediante semplice pressione. I tre, secondo l'accusa, per far aderire meglio la guaina adesiva, avrebbero dato disposizione ai dipendenti di utilizzare la fiamma. Tra il 31 maggio e il 1 giugno 2021 il direttore del cantiere, su indicazione del legale rappresentante della ditta di Parma e il legale rappresentante dell'azienda di Reggio Emilia, avrebbero spiegato agli operai come applicare la guaina. Dopo aver collegato un cannello bruciatore a una delle bombole di gas, avrebbero mostrato ai lavoratori come utilizzare la fiamma per far aderire i rotoli di guaina tra le fessure del tavolato di legno sottostante. Le fiamme si allargarono rapidamente a gran parte della copertura del tetto, che poi collassò, rendendo inagibile il centro commerciale. Il governo ha deciso di non rifinanziare il fondo per il contributo affitti e questo rischia di avere pesanti ripercussioni sociali. A Prato, ad esempio, sono 600 le famiglie che rischiano di perdere il contributo e il comune se la prende anche coi parlamentari pratesi di centrodestra. Il governo non ha rifinanziato il fondo di sostegno per gli affitti alla morosità incolpevole e questo mette a rischio solo a Prato circa 600 famiglie che potrebbero non ricevere più il contributo, in alcuni casi fino a 2.000 euro l'anno. E l'allarme lanciato dal Comune e dal PD che se la prendano anche con le parlamentari pratesi di centrodestra. Da questa situazione, dal fatto che mancano risorse per consentire una risposta a centinaia di persone, perché si sta parlando di cifre molto importanti, credo che debba nascere un moto che veda tutta la politica pratese, locale e coloro che appoggiano la maggioranza del governo in un'unica direzione, nella direzione di dare una mano e di aiutare i conflitti che la città sta attraversando. In questi 100 giorni i parlamentari del centrodestra pratese si sono distinti per la loro assenza. La notizia arriva in una situazione già di per sé drammatica per l'emergenza alloggiativa con gli sfratti nella provincia di Prato che nel 2022 sono stati 360, il 97% dei quali dovuti a morosità. Tornando al mancato rifinanziamento del fondo, questo dal 2020 al 2022 ha permesso di aiutare a Prato città 878 famiglie. Dalle 91 del 2020 siamo passati alle 188 del 2021 e alle 599 del 2022. Sul mancato rinnovo del fondo per gli affitti è intervenuto anche il segretario del PD Marco Biagioni, un colpo durissimo per tantissime famiglie a basso reddito che attraverso questo contributo riuscivano a far fronte alla rata mensile, dice. Restiamo a Prato, dove la Fondazione Cari Prato ha stanziato oltre 1 milione di euro per finanziare una serie di progetti sul territorio.
online il bando promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato per sostenere progetti destinati all'educazione, alla cultura e sociale. A disposizione di associazioni, istituzioni e enti 1.100.000 euro, con un'attenzione speciale ai giovani. È un'attenzione alla formazione che è stata decisa dal Consiglio di indirizzo fin dal documento programmatico previsionale dei prossimi 3 anni ed ha infatti il 40% diciamo dei fondi verranno destinati proprio della parte erogativa verranno destinati a questa parte, poi il 30% alla cultura e il 30% al sociale. Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente online entro e non oltre le ore 12 di giovedì 16 febbraio, utilizzando il collegamento al sito della Fondazione. È una modalità online con un form che è abbastanza semplice da compilare e in cui appunto mi raccomando di compilare sempre per i nuovi soggetti che prima non hanno già fatto, quindi non sono inseriti nella nostra anagrafica, di registrarsi nell'anagrafica entro il 9 di febbraio, dopodiché appunto si può procedere allegando tutte le documentazioni che serve per avere il finanziamento. La Fondazione è anche impegnata nel sostegno del progetto Comunità Educante, che coinvolge 30 realtà, ma anche nel progetto Insieme con Spes Docet e il Comune di Prato a sostegno dell'emergenza abitativa e dell'aiuto alle famiglie, in particolare per il pagamento delle bollette. I pronto soccorso sono in affanno e questo purtroppo lo sappiamo, ma non è colpa del Covid e questo almeno è quanto dice Pietro Dattolo, presidente dell'Ordine dei Medici, che stamani era al Teatro della Compagnia a Firenze, dove si tiene un'iniziativa che coinvolge gli studenti di 4 licei fiorentini. È un progetto ministeriale quello che si tiene al Teatro della Compagnia a Firenze, che ha il compito di avvicinare i ragazzi alla professione medica. Un ciclo di lezioni per 200 ragazzi delle quarte e quinte liceo di 4 istituti della città, Machiavelli, Michelangelo, Castelnuovo e Rodolico. A raccontare ai ragazzi la professione medica, professionisti delle varie branche della medicina, dalla microbiologia, malattie infettive, diabete e molte altre ancora. Presente anche il presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze, Pietro Dattolo, che nell'occasione ha fatto il punto sui pronto soccorso in affanno, ma non per il Covid. Il pronto soccorso non può dare una risposta a tutto, dice, è la punta di un iceberg di un territorio che non funziona e dove non ci sono strutture intermedie. Per risolvere il problema dei pronto soccorso, continua, è da rivedere la programmazione, è da assumere medici. Da qui la richiesta che tutti gli specializzandi vengano assunti anche dal primo anno. Per essere assunto in ospedale, per fare il medico di medicina generale, ci vogliono dei requisiti, cioè per entrare in ospedale bisogna avere una specializzazione, se lei vuole andare a lavorare al pronto soccorso deve fare la specializzazione in medicina d'urgenza. Ora non abbiamo medici che fanno questa specializzazione perché negli anni passati l'università non ha formato abbastanza medici, quindi mancano queste persone. Per cui se noi vogliamo risolvere il problema dobbiamo assumere tutti gli specializzandi fin dal primo anno e far continuare la loro formazione negli ospedali dove poi lavoreranno. E sempre gli studenti sono stati i protagonisti dell'evento Campioni di Vita, dove si è parlato di sport ma anche di sfide. Sport e diversità sono le due parole chiave che hanno aperto l'evento Campioni di Vita al Centro Congressi al Duomo a Firenze. In sala tanti studenti e 2 campioni delle Paraolimpiadi, Oksana Corso e Onei Tapia. Nulla è impossibile e lo sport paralimpico insegna proprio questo, che nonostante le difficoltà puoi avere grandi risultati e avere grandi soddisfazioni nella vita. Allora, i messaggi che vogliamo inviare ai ragazzi è che nel momento più critico della vita si arriva sempre una speranza, che non bisogna mai mollare, che ogni giorno, ogni momento che abbiamo per riflettere e tornare sulla nostra strada è sempre lì, è sempre pronto a che noi lo chiamiamo, è sempre pronto quel pulsante che dobbiamo schiacciare per riprenderci quello che praticamente ci aspetta, quello che non abbiamo mai dato tempo ad essere ripreso. Il direttore di regia è un altro campione sportivo, Andrea Lucchetta.
non mollare mai, cercare ovviamente di trovare sempre un supporto con i compagni, senza nessun tipo di difficoltà anche nel comunicare il proprio disagio. Parliamo di bullismo, non è un problema parlare con l'allenatore, parlare con il compagno, parlare con eventualmente il proprio professore, come ovviamente ognuno di noi sa parlare all'interno di uno spogliatoio con i propri compagni per cercare di arginare un disagio e mettersi in condizione di poter arrivare a vincere non solo quella partita ma raggiungere un obiettivo. E quindi lo sport è tenacia, è sacrificio, ma soprattutto anche voglia comunque di condivisione, e condividere con questa platea qui a Firenze nella seconda tappa di Campioni di Vita di Intesa San Paolo dà la possibilità anche a noi, no, di essere divulgatori della SD Sport solidale alle nuove generazioni. L'evento è stato promosso da Intesa San Paolo, che oltre ai valori dello sport ha voluto condividere con i ragazzi la cultura economica del risparmio attraverso un quiz per favorire con il Museo del Risparmio una corretta gestione e difesa del denaro. E le tendenze della moda per i bambini da domani saranno protagoniste a Pitti Bimbo, che apre alla Fortezza d'Abbasso. Tanti gli eventi anche fuori dalla fiera. Al via domani fino al 20 gennaio a Firenze, alla Fortezza d'Abbasso, a Pitti Immagine Bimbo 96, con la partecipazione di 230 brand, di cui 70% esteri. C'è un tema guida con un allestimento dinamico, pop e stretto insieme, e un video firmato dal regista Leonardo Corallini. In fiera tornano il brand Mona Lisa con una sfilata dentro la fortezza e Nanan, che lancia la linea di mobili, la prima cameretta laccata nera, mentre Dolce & Gabbana interpreterà il tema guida con una speciale creatività. Al salone arriva anche Rossignol dal 1907, iconico brand dello sci, con una linea da montagna versione mini. Debutta anche Nana Life Kid Care, firmato da Francesca Rocco, che propone una linea per la cura della pelle dedicata ai più piccoli. In aumento anche l'interesse per i libri, con un'apposita sezione. Diversi gli eventi. In fortezza, da Bickenbergs ci sarà una sessione di pittura creativa, mentre da Nanan presenti Isabella Ferrari, Veronica Bocelli con la figlia Virginia, e poi il 19 gennaio Vanessa Villa, campionessa e maestra di karate, fondatrice del metodo Fight Gently, che farà una meditazione sulla gentilezza. Per la prima volta, e questa è una novità assoluta, Pitti Bimbo esce dalla fortezza con la città dei bambini gentili, un programma di iniziative fuori fiera tra Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, l'Istituto degli Innocenti, Palazzo Strozzi, il Polimoda e il Mercato Centrale per lezioni di cucina per piccoli, oltre a librerie, negozi e scuole, tra laboratori, incontri ed eventi speciali. Nessuna proroga per la ruota panoramica di Firenze, è iniziato lo smontaggio di quella che è stata un'attrazione per tutta la città, è un arrivederci, non un addio, anche se tornerà in un'altra location. Ci eravamo abituati a vederla con le sue luci e la sua maestosità. Molti cittadini avrebbero voluto averla ancora per un po', altri avrebbero continuato a criticarla. È la ruota panoramica del Giardino della Fortezza a Firenze, che ha accompagnato le festività natalizie, fatto ammirare i monumenti dall'alto, diventando una delle mete da visitare per turisti e tante famiglie. Da ieri però è iniziato il suo smontaggio. Nessuna proroga dunque dalla sovrintendenza. Un no che dispiace al sindaco di Firenze Dario Nardella, che si è sfogato su Facebook. Purtroppo inizieranno le operazioni di smontaggio della ruota. Il soprintendente Pessina ha detto no alla richiesta di tantissimi cittadini e visitatori di una proroga di alcune settimane, di cui mi sono fatto convintamente portatore. Sono molto rammaricato perché il progetto è piaciuto tantissimo. Andremo avanti comunque per una Firenze sempre più illuminata e contemporanea. Così il primo cittadino fiorentino, che il 14 gennaio aveva reso noto di aver presentato una richiesta affinché la ruota panoramica installata a dicembre potesse rimanere altri 45 giorni. Lo smontaggio della ruota insieme alla pista di pattinaggio, presente sempre nel giardino del Lago dei Cigni, è cominciato ieri, ma secondo Sicrea, società che gestisce la ruota, potrebbe non tornare il prossimo Natale nell'attuale location a causa dello scavo del tunnel TAV, che inizierà tra aprile e maggio. La fresa attraverserà anche la zona della fortezza e la stabilità della struttura potrebbe non essere assicurata. Dovranno comunque essere effettuati saggi geologici preliminari per valutare la tenuta del terreno.
Era questa l'ultima notizia di questa edizione. Io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che alle 21.15 su Toscana TV andrà in onda un omaggio a Gina Lollobrigida con il film Pane, Amore e Fantasia, interpretato insieme a Vittorio De Sica.